Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. È con grandissima gioia che celebriamo questa santa messa prefestiva in onore di Santa Maria Assunta in Cielo, giorno di gioia per tutta la Chiesa e giorno di doppia gioia per la nostra comunità parrocchiale, che è posta sotto l'egida proprio di Santa Maria Assunta in Cielo, che ne è la patrona. Questa festa è una festa bellissima non solo per l'esaltazione che contiene di Maria Santissima, mostrandoci il termine unico e del tutto singolare della sua vita terrena, ma anche per i risvolti che ha, perché contemplare la vicenda di Maria significa indirettamente rievocare una serie di verità di fede importantissime per noi che la vicenda unica di Maria Santissima conferma. Allora, noi celebriamo questa festa anzitutto, questa è un'introduzione che farò in tutte le omelie, perché la verità di fede, con il grado di dogma di fede divina e cattolica, quindi il massimo possibile che si possa avere, gli è stato conferito a questo articolo di fede dalla dichiarazione contenuta nella bolla Munificentissimus Deus di Papa Pio XII, che nel 1950 ha definito appunto essere dogma rivelato da Dio, che al termine della sua vita terrena la Beata Vergine Maria, unica fra tutte le creature, avendo mantenuto incorrotta la sua anima perché scevra di ogni macchia di peccato, sia originale che attuale, non è passata attraverso la nostra esperienza di morte e di corruzione, ma è stata assunta in cielo in corpo ed anima. È l'unica creatura meramente umana tra tutte quelle create che praticamente ha conosciuto la storia della vita umana così come Dio l'aveva pensata. Dovete subito tenere presente una cosa, che quello che ha vissuto la Madonna sarebbe dovuto essere quello che avremmo vissuto ciascuno di noi. E Maria Santissima è tra l'altro l'unica creatura ad aver dato a Dio la gioia di poter vedere quanto belli ci aveva fatto e quanto bella era la creatura umana e quanto stupenda sarebbe stata non solo la sua vita ultraterrena, ma anche la sua vita terrena. Le letture di questa sera nella messa prefestiva ci mostrano, la prima lettura abbiamo sentito parlare dell'arca dell'alleanza del popolo di Israele. Sapete che prima di celebrare la Santa Messa abbiamo recitato il Santo Rosario e abbiamo fatto le litanie lauretane. A un certo punto la Madonna viene invocata come arca dell'alleanza. Perché? Perché la Madonna nel suo grembo, come se fosse un mistico, una mistica arca, ha portato l'autore della nostra redenzione, cioè il Verbo di Dio fatto carne, che è Gesù. Noi sappiamo che questa grazia straordinaria la Madonna l'ha potuta ricevere per il fatto che era stata concepita senza peccato e che si era mantenuta integra, scelta per essere la madre di Dio perché senza ombra di macchia di peccato. La seconda lettura di questa sera ci ha fatto volgere lo sguardo su quello che attende tutti noi alla fine della storia, che la Madonna ha vissuto invece da subito. San Paolo ci ha detto, attenzione, quando questo nostro corpo mortale si sarà vestito di immortalità, si compirà la parola della scrittura, la morte è stata inghiottita dalla vittoria. Allora, qui ci fermiamo un attimo a pensare per vedere la differenza che c'è tra la nostra vita e quella della Madonna, però sempre con lo sguardo di fede che ci ricorda che la nostra vita avrebbe dovuto essere quella della Madonna. Allora, sappiamo tutti quanti, qui dobbiamo sempre fare un pochino di catechismo, perché guardate che se stiamo qui in chiesa le cose che sto dicendo, che sto per dire, sono tutte verità di fede, quindi non sono, diceva San Tommaso, cose evidenti agli occhi dei nostri sensi, non lo sono, sono rivelazioni che sono fatte nostre per mezzo della fede, hanno una loro coerenza estrinseca, ma sono una serie di letture, di spiegazioni su tanti aspetti misteriosi della vita umana, per esempio perché moriamo, per esempio perché soffriamo, per esempio perché esiste il male nel mondo. Queste sono domande che molti uomini si portano dietro, ciascuno può dargli la risposta che meglio crede, la fede dà una risposta ben precisa. Allora, Maria Santissima è stata assunta perché, concepita senza peccato originale, la festa dell'8 dicembre, in tutta la sua vita terrena non ha mai conosciuto
cosa significasse il peccato, quindi non si è mai allontanata dalla volontà di Dio. Ecco perché Gesù nel Vangelo dice, quando gli dicono beato il grembo che ti ha portato, stanno dicendo beata la Madonna, e colei che ti ha dato, lo dice, attenzione, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, perché? Guarda che la Madonna mi ha potuto portare nel grembo perché è stata colei che la possiamo chiamare la volontà di Dio fatta persona, altrimenti non mi avrebbe avuto. La sua grandezza non è nell'aver ricevuto la maternità biologica di Gesù, ma nell'essere stata così tanto santa da poter essere scelta per essere appunto l'arca della dimora del Signore. Avendo condotto una vita di questo genere, lei ha conservato quei doni che il Signore aveva dato al nostro progenitore Adamo e che aveva perso per il peccato originale. Quali erano questi doni? Primo, l'incorruttibilità, cioè il fatto che l'anima nostra, che è stata creata per essere forma di questo corpo, non avrebbe mai dovuto sciogliersi da questo corpo, avrebbe dovuto vivere una vita terrena di pace, di comunione con Dio e con il prossimo, di gioia, quello che nella Genesi è chiamato il paradiso terrestre. Al termine della vita terrena si sarebbe fatto una bella, un placido addormentarsi, capite? Ma non è a morire. Come quando andiamo a dormire, non è che abbiamo il travaglio, quando abbiamo l'agonia, no, ci addormentiamo e la mattina ci svegliamo nel letto. La Madonna si è addormentata, quando ha aperto gli occhi stava in cielo, portata dagli angeli, capite? Quindi si passa dal paradiso terrestre al paradiso celeste senza conoscere il travaglio della morte, la separazione naturale dell'anima dal corpo, e durante la vita terrena senza fare esperienza del male e della sofferenza in nessuna forma. Questo era quello che il Signore aveva pensato per tutti. Il fatto che la Madonna lo abbia vissuto, chi non crede che Maria Santissima è assunta in cielo è fuori della comunione con la Chiesa Cattolica, quindi può essere una bravissima persona, ma non è in comunione con ciò che Dio ha rivelato e che la Chiesa propone a credere. Quindi vedere oggi cosa è successo alla Madonna, sapendo che la Madonna non è una dea, la Madonna è un essere umano, un membro della razza umana, è uno di noi, ma è un membro della razza umana che ha conservato in sé perfettamente la bellezza e la dignità dell'essere umano, completamente riempito di Dio. Noi salutiamo Maria dicendo Ave Maria, piena di grazia, quella grazia di cui è stata rivestita fin dal concepimento, che non solo ha sempre conservato, ma che ha sempre più accresciuto fino all'ultimo istante della sua vita terrena. Allora capite indirettamente, andiamo già verso la conclusione, che cosa ci dice questa festa e quanto noi ci crediamo. Io vorrei sapere, non alzate la mano perché ognuno se lo chiede nel proprio cuore, chi di voi è veramente convinto che se fa solo un peccato, anche piccolo, una pulcina, fa un male brutto, fa un male grande, e che dentro questa bugia è contenuta tutta la rovina della razza umana, non esclusa la più grande delle rovine, cioè il fatto che noi passeremo per sorella morte tutti quanti, non ci stanno santi, non c'è nessuno, capite, che può raccontare la storia di Maria Santissima. Se conoscete qualcuno, ditemi dove abito, lo voglio andare a conoscere pure io se c'è qualche segreto, capite? Non ci stanno. Ecco, ci crediamo noi a questo, sì o no? Ci crediamo che se voglio vivere una vita, certo adesso alcune cose non si possono recuperare perché il peccato originale, vedete anche le cose molto molto, pensate anche alla tragedia, no? Cioè Gesù è venuto, ha redento l'uomo, ma alcune cose che i nostri genitori hanno rovinato non si mettono a posto più, noi moriamo tutti. Noi soffriamo tutti, il male nel mondo che è continuamente alimentato dal peccato dell'uomo continua a rimanerci, continua a starci. Quindi alcune cose, nonostante tutto quello che Gesù ha fatto per noi, ci ha ridato la grazia, ci ha riaperto le porte del cielo, ci ha ottenuto il perdono dei peccati, e se moriamo in comunione con Lui, quello che San Paolo diceva, non subito, ma alla fine della storia noi risorgeremo e avremo anche noi, ma solo alla fine della storia, l'incorruttibilità restituita al nostro corpo per la vittoria di Cristo sulla morte. Ecco, però ci sono tutta una serie di cose che si sono sfasciate e sfasciate rimangono. Voi capite questo quanto chiama in causa anche la nostra libertà umana? Io non so com'è la vostra esperienza di vita. Nella vita ci sono due possibili, ci sono due categorie di errori che possiamo fare. Alcuni sono sanabili, altri sono insanabili.
Noi dovremmo tutti quanti imparare, me per primo, a stare tranquilli, essere cauti, essere calmi. Prima di fare delle stupidaggini bisogna pensarci bene, perché ripeto, è un'esperienza comune, capite? Adesso non voglio fare esempi forti e scabrosi dal pulpito, no? Però ci arriviamo, no? Ci sono tante cose nella nostra vita che una volta che sono state fatte non si torna indietro, lasciano delle conseguenze indelebili. Questa cosa ci faccia pensare al fatto che io oggi, io nel 2018, non so quando, al massimo tra 50 anni sarò morto per il veleno distillato nella razza umana dal nostro avo, dal nostro progenitore. E guardate che perché la Madonna fosse preservata da questo, Dio ha dovuto fare un miracolo, perché l'Immacolata Concezione è un miracolo fatto dall'Altissimo, perché se non l'avesse fatto la Madonna sarebbe stata come tutte le altre creature, segnata dal peccato originale, forse sarebbe stata una santa donna, una grande donna, ce ne sono state tante nel corso della storia, ma non con lei che è stata, capite? Quindi questo ci fa comprendere molto seriamente la responsabilità per le nostre azioni. Guardate, la Madonna più di ogni altra creatura sa questo e tra l'altro attua anche questo modo di fare. Io ho studiato tante apparizioni mariane riconosciute dalla Chiesa. La Madonna, guardate, è uno spettacolo, è di una bontà, di una delicatezza, di un rispetto della libertà delle persone che fa paura, perché è proprio la fotocopia di Dio. Dio ci tratta da persone libere, responsabili. Ti dice: figlio mio, guarda che vivi in comunione con me, vivrai una vita serena e avrai una bella vita eterna in grande gloria, starai lontano da tante situazioni. Se noi diciamo no, voglio fare di testa mia, perché tutti i problemi della nostra razza dipendono soltanto da questa cosa, voglio fare di testa mia, voglio fare io, vi ricordate la parabola del figlio prodigo? Dammi il mio patrimonio, la vita me la faccio da solo, toglio, vedi cosa fa il Signore chi fa così? Vuoi questo? Prego, perché lui rispetta la nostra libertà. È chiaro che poi lui cerca con grazia, con amore, di richiamarci, di dirci: figlio mio, pensaci bene, ripensaci, ritorna sui tuoi passi, rifletti, ragiona. Ma quanti uomini sono capaci di fare questo? Io qualche giorno fa ho fatto una predica, forse proprio domenica scorsa, dice: sapete quando un uomo è grande? Quando dice la cosa più ovvia che dovrebbe dire, perché noi esseri umani siamo poveretti, cioè, ho sbagliato, mi sono sbagliato, d'accordo? Non succede niente, appena dici che sono sbagliato, il nostro Signore ti abbraccia e dice: tranquillo, vediamo quello che si può riparare, molto l'ha riparato lui, il resto lo facciamo insieme, tranquillo, capite? Quindi la Madonna ha questa grandissima delicatezza. La Madonna è grande perché dinanzi a tutta la libertà che lei stessa ha ricevuto da Dio ne ha fatto l'uso più intelligente che si possa fare. Sapete che l'uso più intelligente che si possa fare? Metterla nelle mani del Signore e dire: bene, ti do la mia libertà per questo, tutto quello che vuoi che io faccia, per filo e per segno, punto per punto, virgola per virgola, non hai che aprire bocca, io lo farò. Questo è quello che ha fatto la Madonna. Quanto più noi ci avviciniamo a questo modello, quanto più la nostra vita, anche terrena, non sarà esente da prove e da croci, ma sarà una vita bella, serena, benedetta, si capisce, capite? Anche se fosse tanto sofferente. E la nostra gloria grande sarà in cielo. Quanto più noi ci discostiamo da questo modello, quanto più noi stessi ci creiamo da solo l'inferno qui, inferno che diventa l'anticamera di quell'altro. Io concludo. Voi sapete, raccontavo un grande esorcista che adesso è morto, padre Amort, questo mi dispiace più delle stampe, che una volta il diavolo gli disse queste testuali parole: dice, senti un po', tu lo sai chi è che ha creato l'inferno? Lui gli ha risposto: beh, l'inferno l'ha creato Dio per te e per tutti i dannati. No, non lo ha creato Dio, non fa queste cose con te. Sai chi ha creato l'inferno? L'inferno l'ho creato io, con il mio odio, la mia rabbia, io l'ho creato e io ci porto, non Dio ci manda, le persone che riesco a portare dalla parte mia, cioè che le faccio vivere in continua ribellione a tutto il bene che Dio vorrebbe per loro, ingannandole, facendogli credere che quanto più fanno quello che vogliono, quanto meglio staranno, cosa che è esattamente il contrario, capite? Con la Madonna non c'è riuscita, perché anche la sotto in cielo, al serpente sotto di ogni volta che il serpente torna, lascia perdere, se soffre troppo, fa le testa tua. Sapete che ha fatto la Madonna? Ha avviato il suo piedino, gliel'ha messo sulla testa e gliel'ha schiacciata e l'ha mandato al diavolo dove merita di stare. Ecco,
se noi fossimo davvero capaci di fare così, ripeto, la nostra vita terrena sarebbe molto più bella e la nostra vita eterna tanto più gloriosa quanto più ci avviciniamo anche in questo mondo a vivere fedelmente tutto e per tutto a quello che Dio vuole per noi. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.